lo spirito di Lemuria di Stefania Croce. Il maestro Illarion. Al cospetto del Consiglio dei Dodici, in una veste di luce, vieni accolto dall'essere color amaranto, il Christos. Con un gran sorriso si stacca dagli altri esseri che compongono il gruppo, posto in semicerchio intorno e davanti a te. Tagliati accanto. Si respira un'aria informale, in cui tutti i componenti del Consiglio desiderano facilitare la comunicazione e renderla semplice. Ti porgo il benvenuto a nome di tutti. Siamo lieti di averti ospite in questa sede. Desideriamo, se sei d'accordo, proseguire questo viaggio con te. Questi incontri sono una via per ritrovarti e riconoscerti come essere divino totale. Le nostre vibrazioni creano onde che entrano in risonanza con le tue e attraverso ciò l'essere si integra in tutte le sue diverse parti. Questo è il tempo del risveglio planetario. Si sta cominciando a risalire dal punto più critico in cui vivevate. Se parte di queste sollecitazioni creano disagi, non preoccupartene. Fa parte dell'iter di evacuazione proprio di questi tempi. Mi sono mostrato parzialmente, per quanto sia possibile al momento attuale. Le sollecitazioni verbali ed energetiche contenute nel contatto sono molto più profonde e attivanti di quanto la tua mente possa cogliere. I contenuti, dunque, sono da accogliere con la gradualità e velocità che ritieni personalmente appropriata. In realtà, abbiamo calibrato delle attivazioni che facilitino il risveglio della coscienza. Nell'avvicendarsi dei diversi componenti del Consiglio, verranno passati esercizi e meditazioni. Potranno essere utilizzati come training di base secondo la necessità. Consigliamo di mantenere un certo allenamento per avere risultati rapidi e duraturi. Adesso desidero lasciare che un altro maestro prenda il contatto. Ti sono grato per la tua disponibilità e coraggio. Sono accanto a tanti altri con gioia e amore incondizionato. Pongo le mie mani sul tuo capo, benedicendoti. Dal gruppo adesso si fa avanti un altro componente. Emana una luce chiara e ha un gran sorriso. Desidera parlare. E dunque, nella profondità dello spirito, accogli quanto ha in serbo per te. La mia veste e il colore che mi caratterizza è il verde acqua di mare. Dopo l'intensità e la forza precedente, aiuto a connettersi all'energia femminile dell'attesa e della gestazione. Aiuto a portare equilibrio attraverso la contemplazione e la meditazione. Senza curarmi del tempo che passa. Lascio che il fiume scorra, com'è nella sua natura, e non esprimo giudizio alcuno, perché so che ci vuole un tempo necessario per ogni cosa. Dunque, quando non riesci ad accettare il volgere del tempo, richiama la mia frequenza. Immancabilmente ci sarò. Rappresento il tempo di mezzo. Sono tra l'alfa e l'omega. Attraverso la mia energia si partoriscono i progetti e la vita procede. Agisco nella profondità dei diversi aspetti della realtà. Aiuto a svelare le diverse pieghe del tuo inconscio senza traumi. Lascio che attraverso i sogni o le coincidenze si svelino arcani profondamente custoditi nelle pieghe della tua anima. Per fare ciò occorre tempo. E io conferisco la calma necessaria per trovarlo in te. La lettera ebraica, Tzadi, vibra nella mia energia. La frequenza su cui vibro è il 9, il 3 volte 3. Il suono è quello dell'acqua dell'oceano che si infrange sulla sabbia con un movimento lento e continuo. Stimolo l'energia acqua a stabilizzarsi in te. E a creare connessione con tutti gli aspetti che ti compongono.
percepisci una profonda calma e un senso di pace prolungato. Questo è lo stato di coscienza che si ritrova durante la meditazione. Chiamami prima di iniziare qualsiasi pratica meditativa, ti aiuterò. Ti aiuterò a far convivere pacificamente la parte maschile e il femminile. Promuovo a livello corporeo la produzione di endorfine. Le emozioni sono degli indicatori molto potenti con cui vi potete orientare nella realtà. Aiuto a sentire e a connettere le vostre emozioni per compiere scelte nella vita attraverso gli organi di luce di cui disponete. Amo indurre il riso e prendere la vita con allegria. Attraverso l'ilarità e la spensieratezza induco una trasmutazione profonda della polarità energetica. Il mio intervento non è di forte impatto, è diverso. Puoi sentirmi agire quando ridi a crepapelle. Dopo ti sentirai svuotato e leggero. Ecco, induco proprio questo tipo di stato. Attraverso ciò ti senti predisposto ad aprirti all'esterno. Facilito dunque la comunicazione a tutti i livelli, tra le persone, gli ambienti e con se stessi. Quando mi richiami, abolisco attraverso la mia frequenza ogni serietà e chiusura. Agisco nella sfera sessuale disponendo l'apertura uno con l'altro. L'atto sessuale non come attività fisica, ma piuttosto come processo creativo, basato sull'amore e sulla comunicazione reciproca. Connettersi alla mia energia agevola tutti questi aspetti e molti altri a livello ancora più profondo. La meditazione serve prevalentemente a portare nel conscio, quindi nel qui ed ora, tutti questi aspetti. La coscienza coordina tutte le istanze del sé e agisce come catalizzatore positivo nella vita. Desidero passarti una meditazione per favorirti in questo passaggio. Siediti e chiudi gli occhi. Puoi ascoltare una musica in cui l'acqua di mare va avanti e indietro sulla sabbia. Un leggero rumore, non fragore. Ti porto nella quiete e nella pace. Il colore verde acqua lentamente ti circonda e con lenti respiri lo integri in te. Prima i polmoni e poi tutto il corpo si riempiono saturandosi. Lasciati dolcemente inondare. Le emozioni e i pensieri si alleggeriscono. Ti senti sempre più rilassato e il verde acqua assorbe ciò che ha creato resistenza o disturbo nella tua vita. Semplicemente ti affidi e lasci andare. Abbandonati a questo flusso. Vivi totalmente l'intensità di questa esperienza. Lascia che questa energia risvegli ciò che sei. Un essere che ama. Un essere che sa dare e sa ricevere. Un essere che sa ridere e si trasforma attraverso la leggerezza. Un essere che si riconosce nella natura divina e la esprime con equilibrio. Un essere che genera armonia. Un essere che sente le proprie emozioni e le esprime con naturalezza.
un essere che è in contatto con le leggi del tempo e agisce nella sincronicità. Un essere che fluisce nelle diverse parti che lo compongono per manifestare il divino che è. Adesso semplicemente ritorna ad ascoltare il suono prodotto dall'acqua sulla spiaggia e percepisci il colore. Stai aperto e lasciati cullare dalle sensazioni che emergono. Quando sentirai che sei pronto, inizia a riprendere contatto con il corpo. Muovilo e inizia a ridere. Da principio poco. E per indurti al riso potresti pensare a momenti buffi, a scene comiche. In seguito, quando senti di riuscire a farlo anche attraverso il mio sostegno, inizia a immaginare delle parti della tua vita in cui hai sofferto, in cui hai dovuto lottare. Ecco, proprio dove hai avuto difficoltà gravi o esperienze dolorose, lascia che l'energia di Larion con la risata ti aiuti a trasformare il dramma in leggerezza. E più ti lasci andare, e più avrai beneficio, bruciando una quantità esagerata di karma. E soprattutto coinvolgi il cervello, l'intelletto, la memoria, affinché tutto il processo logico e intellettivo sia coinvolto. Siano sostituite quelle bande su cui vibri nella pesantezza con altre di gioia e spontaneità. Ascoltati. E quando sentirai, potrai ritornare ad ascoltarti dopo questa meditazione, ringraziando come tu sai fare e mandando energia d'amore a tutti coloro che conosci, a tutti coloro che hanno bisogno, e alla terra, con gli abitanti che la popolano, di qualsiasi regno siano, animale, vegetale e minerale. Così sia. Ti ringrazio e ti benedico, Hilarion. Proseguiamo il viaggio. Prima di continuare i contatti con i prossimi esseri che compongono il consiglio, prenditi una pausa nella lettura. Digerisci e assimila il contenuto energetico. Questo è un momento molto importante, che spesso si trascura. Ogni sollecitazione ha necessità di tempo per essere assorbito e integrato, non solo nella vostra dimensione, anche nella nostra. Hilarion ti ha parlato di un tempo di gestazione. Ogni processo comincia con l'alfa e termina con l'omega. Per giungere al termine di un processo occorre del tempo, e tale unità temporale non può essere in alcun modo anticipata o saltata. Ciò che potrebbe essere utile in questa fase del lavoro che stiamo portando avanti insieme è rileggere le pagine precedenti per fissarne meglio a livello cosciente il contenuto. Svolgi gli esercizi meditativi e lascia che emozioni e ricordi emergano spontaneamente, avendo cura di chiedere all'energia di Moania e a tutti gli esseri di trasformare ogni aspetto dissonante che emerge in luce e armonia. Una delle finalità di questo libro consiste nell'aiutarti a riequilibrare, in energia fruibile per te, gli stati ombra bloccati. Sei affiancato da maestri di luce che ti sostengono in questo processo di guarigione, ma ricorda, il vero potere è nelle tue mani. Sei tu stesso, tu stessa, che ti autorizzi, lasciando emergere dal profondo le emozioni, i ricordi, il vissuto. Noi veniamo in aiuto, ma il lavoro lo porti avanti tu. Non potremmo intervenire senza la tua esplicita richiesta. In realtà,
voi siete nelle mani delle vostre mani. Questa è la verità. È giunto il momento per tutta l'umanità di essere consapevole di questo, assumendosi la piena e totale responsabilità per ogni atto compiuto nel bene e nel male. Per te, che stai leggendo adesso, giunge una carezza amorevole da tutti noi. Sappiamo quanto sia difficile trovare l'equilibrio tra le diverse istanze del tuo sé. Da una parte hai la mente, che incessantemente produce pensieri. Dall'altra hai il fisico, con le sue esigenze e anche i suoi limiti. Adesso anche l'anima inizia a farsi sentire con una propensione alla spiritualità. Oggi per voi è tutto molto più complesso. Avete tante esigenze e tutte parlano contemporaneamente. Non capite a chi dare retta e soprattutto quale parte di voi parla. Nelle generazioni precedenti, sotto certi punti di vista, era più semplice, non facile. Semplice perché le esigenze erano minori e vigeva la legge implacabile della sopravvivenza. Il ritmo era essenzialmente dettato da questo. Oggi, almeno in gran parte dell'Occidente, non è più così. Ciò dà modo di svelare altre esigenze che non avevano avuto la possibilità di esprimersi. La domanda che potrebbe sorgere è: come posso mantenere un equilibrio tra le diverse parti di me? E noi così rispondiamo. Sii cosciente in quale livello sei, in ogni momento della tua vita. Cosa significa questo? Significa che il primo traguardo per portare equilibrio è proprio quello di sapere con quale parte di te stai agendo o parlando. Sentiti mentre interagisci con la realtà. Potresti scoprire che a volte, in alcune occasioni, parli come un robot, facendo sempre gli stessi discorsi, tipo disco rotto. Allora accendi la tua coscienza e scopri cosa ti ha fatto agire così sino ad oggi. Potresti scoprire che hai fatto tue delle argomentazioni dandole per scontate che, a ben pensare, non aderisci ad esse sino in fondo. Potresti aver dato per scontate delle abitudini di vita alimentari, relazionali, sociali, lavorative e chi lo sa quant'altro. E tutto questo ti sta portando sempre più a non essere felice, a sentirti soffocare. Eppure Dio desidera che tu sia felice. Non ha mai messo sulle tue spalle una croce dicendoti che devi soffrire, perché se tu soffri, soffre anche Lui. Sii certo di quanto ti stiamo dicendo. Noi ti stiamo suggerendo di ascoltarti e rispettare la tua essenza divina. Ti possiamo aiutare in questo, ma il lavoro principale è esclusivamente nelle tue mani. Dunque, se adesso ascolterai il nostro consiglio, riprenderai in mano il libro dall'inizio e comincerai a chiederti nel quotidiano quale parte di te sta parlando o agendo, se la testa o l'anima, oppure se ci sono aspetti di te bambino che hanno bisogno di essere presi in considerazione, o anche delle frasi che hai sentito dire dai tuoi genitori e che ripeti meccanicamente. In ogni caso, segui il sottile filo delle emozioni. Ascolta il tuo vissuto emotivo e chiedi ai maestri di sciogliere e portare guarigione a tutti i livelli. Il nostro consiglio è di procedere lentamente e goderti il viaggio. Ti alleggerirai di bagagli pesanti e acquisirai al contempo coscienza di te.